Ok, la Product Governance è, come ben si sa, una normativa molto importante su quale la MiFID 2 sta ponendo un'enfasi in questo periodo. La MiFID 2 è sicuramente una normativa che oggi sta tutelando maggiormente quella che è la figura del cliente finale, che è poi il destinatario dei prodotti di risparmio gestito. In questo ambito è chiaro che la Product Governance e quindi le società di prodotto assumono un ruolo sempre più importante, perché i prodotti di investimento, quali per esempio fondo comune, diventano sempre più cruciali nel momento in cui si devono andare ad individuare quelli che sono i target di clientela e la tipologia di investimento che sono destinate a questi clienti. Direi che quindi i prodotti dovranno sempre più essere semplici, comprensibili e facilmente accessibili ad una vasta platea di clientela finale. La MiFID 2 quindi è un aspetto molto importante riguardo a quella che è la Product Governance, perché non fa altro che innalzare e aumentare quello che è il livello di qualità e miglioramento dei processi di innovazione nel momento in cui andiamo a fare un prodotto. Per quanto ci riguarda, direi che sostanzialmente nel corso degli anni abbiamo sviluppato una serie di processi ben strutturati nella definizione di quelli che sono i prodotti di investimento, tale per cui oggi siamo in grado di offrire alla nostra clientela dei prodotti che solo pochi anni fa erano molto più complicati, molto più complessi e meno regolamentati, come per esempio le strategie alternative insite nei fondi hedge, e oggi invece queste strategie sono state inserite all'interno di prodotti UCITS ben regolamentati e molto più facilmente utilizzabili da un pubblico più retail. Per cui direi che la nostra offerta prodotti è sempre più caratterizzata da strumenti che sono in grado di catturare quella che è l'innovazione e un miglioramento della qualità che andremo a porre in essere nei confronti della nostra clientela sul mercato italiano.